E adesso, come vedrete, eccoci qui. Guarda, guarda Angelo. Mamma mia, che bello. Che bello. Io li conosco di persone personalmente. Ah, sì? Il video fa poco poco. Sono stato con loro che hanno accettato che ci sento di venire. Sono ben 36 bambini, si fa, in questo video del coro Marile Ventre di Ragusa. Beh, il coro Marile Ventre di Ragusa è diretto dalla maestra Giovanna Acquastella. Ha come obiettivo principale la socializzazione e l'amicizia tra i bimbi che ne fanno parte, ma questi sono piccoli, ma sono grandi, veramente sono grandi, mi fanno domande da impazzire. I bimbi condividono la passione per la musica, il canto e per il grande del zecchino d'oro, vero? Sì. Bravo, quello che ti cuore. Sì. Si cerca di trasmettere loro valori importanti attraverso un repertorio, di brani ricco di messaggi di solidarietà, fratellanza, pace, amicizia, amore e rispetto per la famiglia soprattutto. Il coro ha partecipato a moltissime manifestazioni e progetti a livello nazionale e internazionale, con esibizione anche a Parigi, Malaga, Monte Carlo e Malta, vero? E approvano. Allora dobbiamo ascoltare due brani. Dirigerà il nostro carissimo amico e maestro Alessandro Pisittaia, che è qui con noi. Dov'è? Ecco, ma che bello che ti faccio un altro! Sì? Palla a palla, ciao, Musa! Ciao! Ecco il microfono. Il brano, chi l'ha scritto? Ce l'abbiamo il microfono? No, tu l'hai scritto il brano. Quindi, siamo... Un attimo, riprendiamo un gelato per te. Un gelato, per favore? No, che c'è? Gelato? Sì, grazie. Per il maestro? Loro sì. Ecco, scusiamo. Buongiorno, buonasera, Ragusa. Allora, andremo a fare due brani. Uno, il primo, ci tengo davvero a ringraziarvi, perché grazie alla Giovanna Costella e alle sue collaboratrici ho scoperto le bellezze di questa città e quindi insieme alla coautrice Valeria Volani, insieme a Filerma Scrittrice dello Zecchino d'Oro, abbiamo scritto a Ragusa e abbiamo girato un videoclip, vi invitiamo a guardarlo sul LED che ci sarà oggi, andate a cercarlo voi a casa, parlando di tutto ciò che è bello a Ragusa e dintorni. E veramente abbiamo scoperto cose che neanche i ragusani sapevano, siamo documentati, tipo sapevate che ci sono tre ponti a Ragusa? Sì. I Monti Blei? Siete di Ragusa? Tutti di Ragusa? Sapevate del castello di Donna Fugata? E noi abbiamo messo tutte queste cose nella canzone e i bambini hanno scoperto attraverso una canzone le bellezze di Ragusa, giusto? Vero? Ok. Siete pronti per cantarla? Siete pronti per cantarla? Sì! Il fonico provato, c'è il microfono, quello che ha provato, tutto a posto. Allora, a Ragusa di Visitainer, Bolani, dirige il coro Alessandro Visitainer, ma anche Giovanna Costella, con me, grazie. No, non vuole, un applauso. Dirige il coro. Thank you.
secondo brano, Connessi, una canzone che quest'anno è stata presa dal Zecchino d'Oro. Grazie, un applauso a Fonici. È una canzone che ha fortemente voluto un grosso sforzo, come dire, la COP, e ha cercato per fare una canzone che parlasse di connessione e di come i bambini, nel mondo dell'infanzia, si dovrebbero un attimino, cioè, rapportare rispetto a tutto ciò che adesso è connessione, quindi internet, social. È venuto fuori una canzone che non vuole insegnare nulla ai bambini, ma metterli comunque alla conoscenza di tante problematiche che sono dei giorni nostri, quindi un social, quello che si scrive, i social è, come dire, nella realtà, adesso la vita social è diventata quasi una vita reale. È venuta fuori questa canzone che è inclusa nella combination dello Zecchino d'Oro, come conoscete tutto, vero? Allora, Connessi, testo di Casari, film, musica di arrangimenti, vai carissimo con la base, e voi mi raccomando, prima volta in assoluto, quindi... Veramente bravi, grazie di avermi regalato questa enorme gioia. Qual è l'urlo che dobbiamo fare al nostro inno? No.
quello? È lo stesso, quando mai non ti capita? E voi no? Un applauso a questi bellissimi splendidi bambini. Ciao. A quel bambino lui di Toto. Grazie a voi. Grazie a un bambino. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. È stato un bel momento. Grazie. Angelo, devi andare.